Ok, ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi vorrò fare con voi una pappardella con taccole, gamberone, che lo abbinerò come finale del piatto. E allora, pappardelle con taccole, gambero e pomodoro ciliegino. Che ci serve? Per la ricetta ci serve dell'aglio, del peperoncino che lo gradisce, del prezzemolo, del basilico, del grana padana e del timo, per chi lo gradisce il grana padana. E del vino bianco, olio, sale, eccetera, eccetera. Vi farò vedere adesso passaggio dopo passaggio. Andiamo a salare la nostra acqua a gusto, con sale grosso. E andiamo subito, siccome la ricetta è facile, io le taccole le ho già tagliate e lavate, non c'è bisogno di mostrarvelo, chiunque sa tagliare esagonale una taccola, anzi ve lo farò vedere. Prendete così e la tagliate così, per striscioline. Ok? E la andiamo a buttare giù. Nel frattempo vi voglio sempre ricordare, iscrivetevi al mio canale YouTube Chef Turis, seguite la mia pagina, così qualsiasi cosa voi volete vedere, ricetta, sul mio sito Chef Turis la trovate. Ok? Nel frattempo lascerò per 7-8 minuti cucinare le taccole e dopodiché calerò la pasta e andremo avanti con la dimostrazione del video. Dopo 7-8 minuti di cottura delle nostre taccole andremo a buttare giù le pappardelle. Mi raccomando, deve essere indietro la fagiolina di più o meno del tempo di cottura che serve alla pappardella, no? Vedete voi la vostra pasta quanto bisogno ha di cottura e vi regolate voi. Se usate una pasta fresca ha bisogno di 2-3 minuti. Questa è una trafilatura a bronzo, ha bisogno di più. Ok, adesso la lasciamo cucinare. Le mie ricette le troverete dettagliate sul mio sito Chef Turis, o iscrivetevi sul mio canale YouTube e troverete tutto quello che a voi vi occorre sapere. Io vi sto mostrando qui la quantità per 4 persone, 100 g di pasta a testa, 50 g di taccole, e lo stesso vale per i gamberoni. E io sto usando anche un gamberone che lo farò, vi mostrerò come. Adesso vi spiego il taglio a farfalla, deve venire così, a farfalla. Vi mostrerò come io lo faccio. Incidete leggermente qui nel dorso e non andate col coltello fino giù, se no lo tagliate completamente. Fate così, vi fermate, no? Così. Arrivate alla coda, inclinate il coltellino, poi andate avanti qui alla testa e prendete nel mezzo e fate questa incisione. Arrivate qui vicino agli occhi e tagliate, date un taglio netto, così. Poi andate e fate così col coltellino, così. E il gioco è fatto, no? Adesso togliamo l'intestino così delicatamente e lo tiriamo via. Adesso ci aiutiamo con un tovagliolo e facciamo questo lavoro. Lo asciughiamo. Allora, io adesso vi dico la mia scuola di pensiero. Io non li lavo. Mi piace sentire il gusto del corallo, di tutto, del gambero. Però se voi li volete lavare, bene. Quello è un vostro
libero arbitrio. Allora, la pasta sta andando con le mie taccole. Io adesso metto la temperatura della padella al massimo e prendo due spicchi di aglio e li taglio a fettine. Una punta di peperoncino sempre a piacere, questo lo facciamo sempre a piacere. Chi non vuole mangiare piccante non è obbligato. E andiamo a mettere nella padella per anzi riscaldare. Adesso abbondiamo di olio. Abbondiamo di olio d'oliva. Un bel po', di olio. Lasciamo leggermente sfriggere, buttiamo giù i nostri gamberi. Risaliamo leggermente, buttiamo una rametta di timo dentro, subito immediatamente i nostri pomodorini che già ho tagliato a metà. Lasciamo che si formi e lasciamo che si formi un sughetto. Ok? Per adesso va bene. Adesso mettiamo l'altra padella al massimo di temperatura. La pasta ci vuole ancora in 3 minuti e andiamo a prendere i gamberoni che noi abbiamo fatto il taglio a farfalla e mettiamo un pizzichino di sale, scusatemi, e un filino d'olio. Mi raccomando, sempre prima il sale, dopo l'olio, se no saliamo l'olio e non il gambero. Ok? Mettiamo così, diamo una piccola masseggiatura al gambero e ora andiamo in padella caldissima, andiamo a brasare i nostri gamberoni. Questo poi ci darà il gusto di arrostito alla nostra pasta. Andremo a fare questo lavoro così. Questo circa un 4 minuti, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra. Mettiamo un rametto di timo, uno spicchio di aglio così sfrantumato con le mani e andremo a dare un'altra filino d'olio e ora in questo caso possiamo mettere il sale sopra. Continuiamo con la nostra salsa. Non vogliamo un sugo rosso, vogliamo una salsa leggera e che si sentono tutti i sapori di quello che noi stiamo infiltrando dentro. Andiamo a mettere un altro pizzichino di sale, per l'acidità mettiamo un pochettino a malapena di vino bianco secco, lasciamo un 2 minuti che svanisce l'alcol, nel frattempo andiamo a girare i nostri gamberoni. Questo è quello che volevamo raggiungere.
così, e li lasciamo adesso cucinare per altri 2 minuti. La nostra pasta è quasi pronta, la andremo a scolare. Qui mettiamo un paio di mestoline di acqua e lasciamo restringere per 2-3 minuti. Ok, il nostro sugo è arrivato, togliamo il timo che ormai ha fatto il suo lavoro. La pasta l'ho appena scolata e la andremo a buttare nel nostro intingolo. Delicatamente allora, per chi magari il video lo vuole vedere solo alla fine o va avanti, io faccio un piccolo riepilogo. Tanto per incominciare, iscrivetevi sul mio canale YouTube Chef Toys. Poi, seconda cosa che vi voglio dire, ho fatto delle pappardelle con taccole, gambero e gamberone arrostito. Ho usato 400 g di pappardelle trafilate in bronzo, 200 g di taccole, 200 g di pomodorino ciliegino, 200 g di gambero. Sgusciato, ho soffritto 2 spicchi di aglio, una punta di peperoncino, ho buttato giù i miei gamberetti, subito dopo il pomodorino, ho lasciato le taccole in acqua salata per 10 minuti, ho aggiunto le pappardelle, ho fatto il mio sugo, ho arrostito i miei gamberi, sto per andare a completare le mie pappardelle con gambero e taccole. Andrò a mettere una spolverata di prezzemolo. Delle fogliettine di basilico. Un filo d'olio crudo. Questa è una mia scuola di pensiero. Formaggio, mi prendete per pazzo, ma l'ho finito, se no mettevo pecorino dolce. Io adesso sto mettendo del grana padano e leggo la mia pasta. E il gioco è fatto, un profumo che non vi dico, inebriante. Ora vado a legare il tutto per renderla più cremosa la mia pasta con un filino di acqua di cottura. Andiamo piano. Ora vi farò vedere l'impiattamento. Thank you.
questo è le mie pappardelle con taccole, gambero e gamberone arrostito. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un like o condividete la mia pagina Chef Turis. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Chef Turis. Buona vita a tutti e grazie a tutti quelli che già mi seguite.